Ben ritrovati a tutti con questo contenuto sul canale Stefano Bernardi Meteo, nel quale parleremo solamente dello step della perturbazione che attraverserà il centro-sud d'Italia tra domani e sabato. Poi, ovviamente, per i successivi step, ovvero l'alta pressione dell'ultima settimana di gennaio e i segnali per il mese di febbraio. Ecco, questi li riprenderemo al prossimo contenuto, però con questo video vi voglio far concentrare, far capire bene quello che potrebbe accadere proprio nel passaggio di questa perturbazione, perché ne avevamo parlato bene già nell'ultimo contenuto. Allora, prima di farlo, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche così io possa raggiungervi ovunque voi siate e lasciate un like e un commento al video. Vi avevo detto che durante il passaggio di questa perturbazione che avverrà tra domani e sabato, che andrà a richiamare aria particolarmente fredda dall'est europeo, dal nord-est europeo, dai Balcani, perché comunque il freddo è tantissimo oltre Alpe e su gran parte d'Europa per l'imponente eruzione di aria fredda che sta interessando queste zone europee. Vi avevo detto e vi avevo fatto anche vedere della possibilità che si potesse formare un minimo blando ciclonico sul medio-basso Tirreno. Ovviamente questo minimo, seppur blando ciclonico sul medio-basso Tirreno, avrebbe potuto condizionare proprio l'atmosfera durante il passaggio di questa perturbazione e dall'arrivo proprio dell'aria fredda. Non è sbagliato definirla anche gelida, perché comunque è aria artico-continentale quella che arriverà seppur temporaneamente. E vi ho detto, teniamo ecco, in considerazione questa cosa, perché un eventuale minimo, seppur blando, comunque un'azione ciclonica, andrà a richiamare, insomma, andrebbe a richiamare correnti più miti e umide da sud, l'arrivo dell'aria fredda da est. Ecco che queste sono condizioni che, seppur in un passaggio, ripeto, veloce, possono creare diciamo tutte le condizioni, scusate la ripetizione, per delle precipitazioni nevose fino a bassa quota su alcune regioni, ovviamente del versante adriatico. Adesso, se noi andiamo a vedere questa, l'ultima uscita di ECMWF proprio per la notte tra venerdì e sabato, vediamo che al passaggio di questa perturbazione si forma questo minimo blando, o meglio, si potrebbe formare, ormai siamo a 24 ore, quindi è seria questa possibilità che si formi questa blanda azione ciclonica. Il richiamo di correnti fredde ovviamente ci sarà ed ecco anche le temperature che arriveranno a 850 ectopascal tra venerdì notte, sabato mattina. Quindi ecco, questo concorso tra questo minimo blando e l'arrivo del freddo andrà sicuramente a creare le condizioni per dell'instabilità o anche tempo, seppur temporaneamente, perturbato su gran parte del centro-sud. Infatti vedete le precipitazioni che iniziano a leggere i modelli ad alta risoluzione. E ve li faccio vedere ancora un pochino, sono le letture ovviamente a 24-36 ore. E ecco, quindi queste precipitazioni che potrebbero accendersi proprio durante il passaggio di questa perturbazione, precipitazioni create proprio dal discorso appena fatto, calcolando l'aria fredda, calcolando la diminuzione dello zero termico, calcolando che comunque parliamo di aria artico-continentale, quella che arriverà seppur temporaneamente, ecco che ci sono tutte le condizioni per avere delle nevicate tra venerdì notte e sabato mattina su inizialmente anche le Marche, però poi diciamo basse Marche, ma soprattutto su Abruzzo, Molise, Campania orientale, i settori meridionali, centro-meridionali del Lazio orientali, la Basilicata settentrionale, parte della Puglia, soprattutto la Puglia probabilmente garganica. Ci sono, diciamo, tutte condizioni per avere delle nevicate durante il passaggio di questa perturbazione fino a quote collinario, anche basso
collinari. Infatti, vedete la simulazione proprio delle nevicate previste nella notte tra venerdì e sabato, e vedete ad esempio l'Abruzzo centro-occidentale in questo caso. Perché? Perché ovviamente la quota farà differenza, la quota neve. In Abruzzo più ci spostiamo verso ovest e più aumenta la quota sia collinare che delle montagne. Però vedete ad esempio questa prima simulazione ci dice che ci potranno essere proprio delle nevicate, dei accumuli nevosi tra le basse Marche, l'Abruzzo, il Molise, le zone orientali, più orientali del Lazio, così come della Campania, appunto il Molise, insomma, ecco, tutte queste regioni potranno avere tra la notte di venerdì e sabato mattina delle nevicate fino a bassa quota, anche eventualmente con imbiancate e con alcuni accumuli. Poi questa situazione rimarrà per sabato mattina, soprattutto al sud Italia, quindi sabato mattina al sud Italia avrà tempo comunque stabile o perturbato, con ancora precipitazioni ovviamente sulle regioni esposte, Puglia, Molise e Basilicata, ancora nevose fino a quote basse, ma residuo e stabilità interesserà sabato mattina, soprattutto il primo mattino, ancora l'Abruzzo, con nevicate fino a quote molto molto basse, e poi ovviamente dal pomeriggio migliorerà via via ovunque su tutte le regioni, tant'è che poi domenica sarà una bella giornata in tutta Italia, seppur con un aspetto termico tipicamente invernale. Quindi occhio a questo passaggio, occhio al passaggio, ripeto, tra venerdì sera, notte, poi sabato mattina, perché ci sono tutte le condizioni per delle precipitazioni nevose fino a quote basse o molto basse, ripeto, soprattutto su Abruzzo, Molise, nord della Puglia, centro-nord della Puglia, Basilicata, centro-settentrionale, zone più orientali della Campania e il Basso Lazio, soprattutto anche qui le zone orientali. Quindi occhio, perché seppur veloce, questo passaggio perturbato potrà procurare appunto queste precipitazioni e queste nevicate alle quote appena descritte, che vi ho appena dette. Bene, mi fermo qui con questo contenuto. Per quanto riguarda l'Abruzzo, ovviamente vi rimando sui miei canali social e su tutti i media e testate giornalistiche abruzzesi per le quali lavoro, e a livello nazionale invece vi rimando alla testata giornalistica MA Star News, dove proprio è imminente, nelle prossime ore, insomma, o anche minuti, non so bene, saranno, ecco, pubblicate le previsioni per i prossimi 3 giorni a livello nazionale. Bene, allora mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un like e un commento al video. A presto!